Ma ciao a tutti! Oggi parliamo di un argomento che a Sasuke sicuramente farà piacere, cioè la vendetta. Oddio, non è una cosa bella e voi assolutamente non dovete vendicarvi troppo duramente con qualcuno. Non vi verrà dato niente in cambio. Ma se volete conoscere alcune delle più strane mai viste in rete, allora dovete assolutamente guardare il video in modo da capire quanta gente diversa esista sul pianeta, con caratteri a dir poco... unici. Da semplici video a storie avvincenti ne vedremo di ogni genere. Ma prima, assolutamente, se volete risparmiare qualcosa e smetterla di spendere centinaia di euro in negozi che gonfiano i prezzi pure per Natale, allora unitevi al mio canale Telegram di sconti, dove pubblicherò appunto gli sconti più bassi dei prodotti più famosi da ogni parte del web. Non ci credete? Beh, dateci un'occhiata e capirete. Intanto, se siete seduraiati, partiamo! Numero 1. A volte trovi sempre qualcuno che se ne va nella corsia sbagliata, ma quanto odio la gente così. Non si sa per quale motivo alcuni pedoni se ne vanno nella corsia delle bici e viceversa. Addirittura certa gente cammina direttamente in strada, così, a caso, perché magari l'asfalto aderisce meglio alle loro scarpe, come questi due tizi. Camminavano come se niente fosse in mezzo alla corsia destinata alle macchine. Anzi, mentre la macchina del signore che stava filmando passava, l'hanno colpita, ma per fortuna hanno avuto ciò che meritavano, guardate un po'. Ah, che brutto tornare a casa bagnati sia dalla pioggia che dalle pozze. Numero 2. Avete la patente? Beh, chi di voi non ha la patente, alzi la mano. Aspetta, no, non vi vedo. Beh, se ancora non avete preso la patente, vi prego, non comportatevi come alcuni che non soltanto spesso e volentieri superano i limiti in città, ma non lasciano nemmeno la precedenza alle strisce. E i poveri pedoni come me devono aspettare anni prima di riuscire ad andare dall'altra parte. Alcuni sono anche peggio, si fermano in mezzo alle strisce. Fortunatamente questo ragazzo ha capito la vendetta perfetta. Era in motorino, quindi lo spazio per passare c'era, ma la vendetta è stata comunque necessaria. Numero 3. Grant Carruthers è un ragazzo della Cumbria nel Regno Unito. Come tutti amava moltissimo la sua ragazza, come tutti usciva spesso con lei e aveva programmato un futuro luminoso, beh, forse non come tutti, ma diciamo che si faceva prendere molto dalle sue relazioni, specialmente l'ultima con Sophia Jackson. Questa però stava notando a poco la sua ossessione per lei, ormai voleva sapere cosa faceva ogni due secondi e un giorno aveva deciso di mollarlo. La cosa non è andata giù a Grant, che ha deciso di fare delle sciocchezze senza giustificazione. Aveva minacciato di far del male al suo cane, aveva spaccato il vetro di casa dei suoi, dove lei alloggiava temporaneamente, e addirittura una volta l'ha chiamata 70 volte in poche ore. Ma la batosta finale è arrivata quando le ha rubato la carta di credito, che in realtà era dei suoi genitori, per comprare cose da Amazon per un valore totale di 4.000 sterline. Una vendetta fin troppo esagerata. Alla fine fortunatamente è stato arrestato e portato in tribunale con una sentenza di 200 ore di servizi sociali e ovviamente un ordine restrittivo, stando così fuori dalla vita della donna. Numero 4. Sempre parlando di guidatori, io sicuramente non sono il più gentile e il più bravo, ma odio quelli che parcheggiano in un posto per disabili. Alcune persone non hanno il minimo rispetto per questa piccola regola e mettono il loro veicolo dove gli pare. Fortunatamente ci pensano i normali cittadini a insegnare la lezione a questi guidatori esperti. Un uomo aveva appunto parcheggiato nel parcheggio dei disabili e qualcuno ha deciso di riempirgliela di post-it. Potete trovare il video completo su YouTube, ma c'è un piccolo ma. Attaccare tutti quei post-it ha richiesto un'immensità di tempo, forse un'ora o più, e alcuni avranno anche già visto il video. È possibile quindi che qualcuno fosse rimasto dentro un negozio così a lungo? A parere di molti è semplicemente un prank. Anche se il volto dell'uomo è stato oscurato, non vuol dire che non fosse un complice. Magari volevano solo mettere qualcosa di figo da vedere su YouTube. Che dite voi? Guardatevi il video completo e fatemi assolutamente sapere nei commenti. Numero 5. Sicuramente i paparazzi non sono apprezzatissimi dalle celebrità. Ci sta a prendere qualche foto di nascosto, ma senza invadere troppo la privacy. Eppure essere un paparazzo vuol dire proprio questo. E c'è chi lo accetta nascondendosi e cercando di non farsi vedere. C'è chi invece, come la famosa Cara Delevingne, cerca la vendetta perfetta. Alcuni di loro una volta avevano provato a fotografarla sotto la gonna, un gesto sicuramente troppo estremo e che con il giornalismo non ha nulla a che fare. Non so se alla fine le foto siano uscite o meno, ma quello stesso giorno aveva chiesto ai suoi follower sui social una vendetta con i fiocchi. Alla fine, tra le tante idee, ha scelto le pistole ad acqua. Infatti li ha presi a spruzzate in faccia. Numero 6.
i cantanti possono diventare il peggior incubo di chiunque e qualunque cosa. Se sono abbastanza famosi possono buttare giù intere aziende con una sola parola, o con tante parole formando una canzone. Non ci credete? Beh, eccovi la storia di Dave Carroll dal Canada. Aveva perso la sua chitarra durante un volo, una chitarra da $3,500. Cioè, non nel senso che l'aveva smarrita. Nessun vero cantautore si separa dal suo strumento e lo perde come niente. Ci teneva davvero moltissimo, però mentre era seduto sul sedile, alcuni lavoratori hanno sballonzolato qua e là le sue valigie e ovviamente la sua preziosissima chitarra. Questa è una cosa che fanno davvero spesso gli operatori a terra durante la separazione dei bagagli. Ha così chiesto un risarcimento. Era il minimo. Non poteva riavere ciò che aveva perso, ma voleva vedere un po' di onestà da parte della compagnia aerea. Che non c'è stata. Gli hanno rifiutato tutte le richieste. Allora giustamente l'uomo ha composto un'intera canzone per denunciare il fatto. Una canzone che è diventata così famosa da far perdere il 10% in borsa alla compagnia, che è ancora oggi in quarta posizione in quanto a fama. 10% nelle azioni comunque voleva dire $180 milioni di danni per loro, con un video musicale che a malapena ne valeva 200. La canzone è ancora disponibile su YouTube e si chiama United Breaks Guitar, e la compagnia aerea di cui parlo è la United Airlines. Quindi vi consiglio assolutamente di ascoltarla perché vi farete di sicuro due risate. E pausa quiz! Meglio fermarsi un attimo dopo questa stancante classifica di vendette strane fuori di testa. A che film si riferisce questa sequenza di personaggi? Forse è troppo facile, quindi non vi darò alcun indizio. Scrivete soltanto sotto al commento in primo piano che lascerò con la scritta quiz e andiamo avanti verso il Sedur Hayati e oltre. Numero 7. E continuiamo con la United Airlines, come se non bastasse ha provato a vendicarsi dei passeggeri e di un sito internet che permetteva loro di risparmiare qualche soldo, finendo male. Ma andiamo con ordine. Avete già i popcorn allora? Un uomo di nome Akhtar Erzaman aveva trovato una piccola falla nel modo di gestire i ticket di United Airlines. Tranquilli, non era un hacker. Era una cosa del tutto legale. La compagnia aveva prezzi a volte troppo elevati in giorni che invece non dovevano assolutamente essere costosi. Insomma, per rimediare al problema ha creato un sito internet, da cui si possono prendere i biglietti al prezzo migliore, sempre viaggiando con la United Airlines e tante altre linee aeree. Io sarei contento se qualcuno permettesse ai miei clienti di usufruire dei miei voli al miglior prezzo. Tanto vengono sempre da me. Beh, questa non era proprio la filosofia del CEO della compagnia, che prima ha tolto tutti i privilegi e i punti delle carte dei frequentatori abituali, tipo gli uomini d'affari che si affidano specialmente a una compagnia per i loro voli. Poi ha denunciato il sito chiamato Skiplegged e il suo proprietario. O forse l'ha fatto prima di prendersela con i suoi clienti. Beh, non importa. L'importante è che hanno perso la causa. Ora questo sito fa risparmiare centinaia di dollari a tantissime persone ogni giorno in tutto il mondo. E nella home page c'è scritto: i nostri voli sono così a buon mercato che la United Airlines ci ha fatto causa, ma abbiamo vinto. Prima di concludere, eccovi la risposta. Ovviamente era La Bella e la Bestia, un film che dimostra come l'amore non vada in base alla bellezza di una persona. E noi andiamo alla fine. Numero 8. Ci sono molti modi per vendicarsi di qualcuno. Ovviamente è una cosa sbagliata e lo ripeterò sempre, perché alla fine non si guadagna niente. Ma ci sono alcune persone che possono aspettare anche anni per riuscire ad avere la vendetta più gustosa. Un ragazzo ha raccontato la sua storia sui social, su come gli abbiano spoilerato Avengers Infinity War. Io odio assolutamente chi spoilera le serie TV o i film o i videogiochi. Infatti capisco benissimo la rabbia di questo ragazzo dopo. Ma piuttosto che scaldarsi per niente, ha deciso di ricorrere ad altri modi più fantasiosi. Per un intero anno prima della fine dei capitoli Marvel ha deciso di chattare e farsi amico questo troll di internet che sotto una sua foto di Instagram aveva scritto appunto il finale. Gli ha parlato quasi tutti i giorni, creando un legame profondo. O almeno lo era. La prima cosa che aveva fatto era stata contattarlo in chat dicendogli semplicemente «Bello scherzo, amico!». Da lì ha cercato di parlare di film del più o del meno, si mandavano anche molti meme, però appena era uscito Endgame giustamente ha fatto la sua mossa. Il ragazzo, che per 7 mesi ha manipolato il suo nemico, era riuscito ad ottenere la sua vendetta, gli ha mandato tutte le foto con i momenti più importanti della pellicola e ha scritto i dettagli più importanti, compresa la morte del personaggio chiave alla fine. Ops, piccolo spoiler. Beh, ormai immagino lo abbiano visto tutti Avengers, vero? Comunque per finire devo dire che è stata una delle cose più belle che io abbia mai sentito e devo ammettere anche che la perseveranza del ragazzo c'era. Insomma, si è fatto amico una persona che odiava pur di vendicarsi. Per ben 7 mesi. E quindi un vero Avenger.
E con questo concludiamo. Ehi, la vendetta non è mai la soluzione, ma alcuni si sono veramente sbizzarriti per riuscire a compiere l'impossibile. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.